Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Seguendo la falsariga del Catechismo, in questa catechesi ci riferiamo all'esperienza vissuta della preghiera, cercando di mostrarne alcune difficoltà molto comuni che vanno identificate e superate. E pregare non è facile. Ci sono tante difficoltà che vengono nella preghiera. Bisogna conoscerle, individuarle e superarle. Il primo problema che si presenta a chi prega è la distrazione. Tu cominci a pregare e poi la mente gira, gira per tutto il mondo. Il tuo cuore è lì, la mente è lì. La distrazione della preghiera. La preghiera convive spesso con la distrazione. Infatti, la mente umana fatica a soffermarsi a lungo su un solo pensiero. Tutti sperimentiamo questo continuo turbinio di immagini, di illusioni, in perenne movimento, che ci accompagna persino durante il sonno. E tutti sappiamo che non è bene dare seguito a questa inclinazione scomposta. La lotta per conquistare e mantenere la concentrazione non riguarda solo la preghiera. Se non si raggiunge un sufficiente grado di concentrazione, non si può studiare con profitto e nemmeno si può lavorare bene. Gli atleti sanno che le gare non si vincono solo con l'allenamento fisico, ma anche con la disciplina mentale, soprattutto con la capacità di stare concentrati e di mantenere desta attenzione. Le distrazioni non sono colpevoli, però vanno combattute. Nel patrimonio della nostra fede c'è una virtù che spesso viene dimenticata, ma che è tanto presente nel Vangelo. Si chiama vigilanza. E Gesù lo dice tanto, vigilate, orate. Il Catechismo la cita esplicitamente nella sua istruzione sulla preghiera. Spesso Gesù richiama i discepoli al dovere di una vita sobria, guidata dal pensiero che prima o poi lui ritornerà, come uno sposo alle nozze, o un padrone da un viaggio. Non conoscendo però il giorno e l'ora del suo ritorno, tutti i minuti della nostra vita sono preziosi e non vanno dispersi in distrazioni. In un istante che non conosciamo, risuonerà la voce del nostro Signore e in quel giorno beati quei servi che Egli troverà operosi, ancora concentrati su ciò che veramente conta. Non si sono dispersi inseguendo ogni attrattività che si affacciava alla loro mente, ma hanno cercato di camminare sulla strada giusta, facendo il bene e facendo il proprio compito. Questa è la distrazione, no? Che la immaginazione gira, gira, gira. Santa Teresa chiamava a questa immaginazione che gira e gira nella preghiera la pazza della casa. È come una pazza che ti fa girare, girare. Dobbiamo fermarla e ingabbiarla con l'attenzione. Un discorso diverso merita il tempo dell'aridità. Il Catechismo lo descrive in questo modo. Il cuore è insensibile quando c'è l'aridità, no? Senza gusto per i pensieri, i ricordi e i sentimenti, anche spirituali. È il momento della fede pura che rimane con Gesù nell'agonia e nella tomba. L'aridità ci fa pensare al venerdì santo, alla notte, e il sabato santo, tutta la giornata. Gesù non c'è, è nella tomba, Gesù è morto,
siamo soli. E questo è il pensiero madre dell'aridità. Spesso non sappiamo quali siano le ragioni dell'aridità. Può dipendere da noi stessi, ma anche da Dio, che permette certe situazioni della vita esteriore e interiore. O dalle volte può essere mal di testa o mal di fegato che ti impedisce entrare nella preghiera. Spesso non sappiamo bene la ragione. I maestri spirituali descrivono l'esperienza della fede come un continuo alternarsi di tempi di consolazione e desolazione, momenti in cui tutto è facile, mentre altri sono segnati da una grande pesantezza. Tante volte quando noi troviamo qualche amico, si dice, come stai? Oggi sto giù. E tante volte siamo giù. Cioè non abbiamo dei sentimenti, non abbiamo consolazioni, non ce la facciamo. Sono quei giorni grigi, no? E ce ne sono tanti nella vita. Ma il pericolo è avere il cuore grigio. Quando questo essere giù arriva al cuore e lo ammalla. E c'è gente che vive col cuore grigio. Questo è terribile. E non si può pregare, non si può sentire la consolazione con il cuore grigio. O non si può portare avanti un'aridità spirituale con il cuore grigio. Il cuore deve essere aperto, luminoso, perché entra la luce del Signore. E se non entra, aspettarla con speranza, ma non chiuderla nel grigio. Poi è una cosa diversa l'acidia, un altro difetto, un altro vizio, che è una vera e propria tentazione contro la preghiera e più in generale contro la vita cristiana. L'acidia è una forma di depressione dovuta al rilassamento della cessi, a un venire meno della vigilanza, alla mancata custodia del cuore. È uno dei 7 vizi capitali, perché alimentato dalla presunzione può condurre alla morte dell'anima. Come fare dunque in questo succedersi di entusiasmi e avvilimenti? Si deve imparare a camminare sempre. Il vero progresso della vita spirituale non consiste nel moltiplicare le estasi, ma nell'essere capaci di perseverare in tempi difficili. Cammina, cammina, cammina. E se sei stanco, fermati un po' e torna a camminare, ma con perseveranza. Ricordiamo la parabola di San Francesco sulla perfetta letizia. Non è nelle fortune infinite piovute dal cielo che si misura la bravura di un frate, ma nel camminare con costanza, anche quando non si è riconosciuti, anche quando si è maltrattati, anche quando tutto ha perso il gusto degli inizi. Bisogna imparare a dire, anche se tu, Dio mio, sembri far di tutto perché io smetta di credere in te, io invece continuo a pregare. I credenti non spengano mai la preghiera. Essa a volte può assomigliare a quella di Giobbe, il quale non accetta che Dio lo tratti ingiustamente, protesta, lo chiama in giudizio. Ma tante volte anche protestare davanti a Dio è un modo di pregare. O come diceva quella vecchietta, arrabbiarsi con Dio è un modo di preghiera pure. Perché tante volte il figlio si arrabbia col papà. È un modo di rapporto col papà. Perché lo riconosce padre, si arrabbia. E anche noi, che siamo molto meno santi e pazienti di Giobbe, sappiamo che alla fine, al termine di questo tempo
di desolazione in cui abbiamo elevato al cielo, grida molte tante perché. Dio ci risponderà. Non dimenticare la preghiera del perché. È la preghiera che fanno i bambini quando incominciano a non capire le cose. E i psicologi la chiamano l'età dei perché. Perché il bambino domanda al papà, papà perché, papà perché, papà perché. Ma stiamo attenti, lui non ascolta la risposta del papà. Il papà incomincia a rispondere e viene con un altro perché. Soltanto vuole attirare su di sé lo sguardo del papà. E quando noi ci arrabbiamo un po' con Dio e cominciamo a dire dei perché, stiamo attirando il cuore del nostro Padre verso la nostra miseria, verso la nostra difficoltà, verso la nostra vita. Ma sì, abbiate coraggio di dire a Dio, ma perché? Dalle volte arrabbiarsi un po' fa bene, perché ci fa svegliare questo rapporto di figlio a padre, di figlia a padre, che noi dobbiamo avere con Dio. E anche le nostre espressioni più dure e più amare, Egli le raccoglierà con l'amore di un padre e le considererà come un atto di fede, come una preghiera. Grazie.